professor Sica, il professor Sica, consigliere del Consiglio Nazionale Forense, il vicepresidente quindi della Scuola Superiore dell'Avvocatura. Aiuto è stato preziosissimo per questo corso, è il nostro presidente del comitato scientifico, ma non a caso ci ha dato, è stato veramente indispensabile, ed è un grosso esperto in materia di privacy, ha scritto molto, se ne si è occupato della materia, quindi gli passo davvero molto volentieri la parola, sempre ringraziandolo per la sua attività. Buongiorno a tutti. Quello che ha detto Carla non è vero, perché il motore di questa iniziativa è lei che con ingegneria ha progettato questo corso, è lei che ha avuto l'intuizione di questo corso, che io credo sia, qui faccio un po' anche il ruolo del consigliere nazionale forense, sia il segno di una consigliatura attenta a un'avvocatura in evoluzione, quindi un'avvocatura non più ferma sul suo ruolo tradizionale dell'avvocato, ma che è sempre attenta a intercettare nuovi spazi, a intravedere nuovi ambiti in cui l'avvocato possa avere un ruolo. Personalmente poi ho semplicemente dato un po' di esperienza, avendo lavorato, scritto abbastanza e tuttora lo faccio su questa tematica, e però l'ho fatto davvero con piacere, perché questo corso mi sembra nato con i presupposti che io vedo essenziali quando ci si occupa di tutela dei dati personali. Allora, il corso si articolerà, come avete visto, in una serie di lezioni di assoluto dettaglio che seguono l'andamento del regolamento. Però io credo che l'intera materia, quella della protezione dei dati personali, più in generale la tutela del diritto all'informatica e della telematica, il diritto di internet per esempio, siano contraddistinti più di recente da un'alluvione di regole, ma da pochissimo diritto. Noi assistiamo a un ambito in cui abbiamo molte regole, ma assolutamente poco diritto, nel senso che in ambito nazionale, soprattutto sovranazionale, e naturalmente l'ultimo ventennio in ambito europeo, c'è una produzione regolamentare intensissima, con il rischio oggettivo e presente che alla messe di disposizioni che vengono introdotte, adottate, non corrisponda spesso una linea o comunque delle linee guida generali. Naturalmente il fenomeno più riscontrabile e dal mio punto di vista anche molto più preoccupante quando ci si occupa del diritto di internet, perché poi lì si fa i conti con un'ulteriore complicazione, che è una perdita del connotato tradizionale del diritto, come lo abbiamo studiato al primo anno nei nostri corsi universitari, che è il diritto legato a un territorio, a una sovranità nazionale, e viceversa internet soprattutto, ma già da un ventennio tutto il diritto alla circolazione dei dati ci ha dimostrato una tendenza alla sovranazionalità, alla dematerializzazione, alla perdita di un'identità o di un radicamento territoriale delle regole applicabili. Per intenderci, la politica prima e il diritto che della politica, intesa in senso ampio, è emanazione, scontano una serie di difficoltà che sono quelle della mancanza di un radicamento territoriale, come già detto, e soprattutto di una difficile affermazione di sovranità, perché il diritto si contraddistingue, vorrei dire, basicamente dalla capacità di affermazione di regole e dalla precettività delle stesse, perché in caso di inosservanza ne consegue una sanzione. Ecco, io ho la sensazione che l'intera materia sia attraversata da un processo di moltiplicazione di regole che spesso nasconde una difficoltà del diritto di avere visione unitaria e di indicare quella che gli americani chiamano una linea di policy generale. Questa era una premessa da cui volevo partire, e una seconda premessa di queste poche osservazioni che svolgerò oggi, incastonandomi dall'intervento del consigliere Giannini e dall'Ezio che seguirà dal collega e amico Alberto Gambino, è che forse in questo ambito, fatto di molte regole ma di poco diritto, prima che vi addentriate da bravi corsisti nel dettaglio della disciplina, è bene che siano chiari alcuni punti, direi
ispiratori dell'intero sistema. Partirei dalla nozione di privacy o tutela o di riservatezza, perché sì, in principio c'era la riservatezza. Questo è un diritto che conosce, come scrisse magistralmente Rodotà alla fine degli anni Ottanta, conosce una singolare parabola, perché nasce come diritto quasi dominicale e tipico della borghesia, diritto quasi dominicale perché era inteso quasi a coincidere con il domicilio e dunque con la dimensione di una tutela, se volete, territoriale. Il tempo dimostrerà che la violazione della riservatezza supera di gran lunga il problema della difesa territoriale di uno spazio fisico, di una vita intima, di una privacy per i francesi. Poi assume connotati molto diversi, se pensate alla disciplina lavoristica in tema di tutela del lavoratore, cioè dal diritto dei pochi, perché era il diritto dei borghesi, gli unici che potevano vantare un domicilio inviolabile nella letteratura inglese dell'Ottocento, di solito la borghesia si fa coincidere con l'esistenza di un'abitazione inviolabile, in vari casi, il diritto a non vedere mai attraversata la propria porta di casa, se non nelle ipotesi tassativamente previste della disciplina risalente all'habeas corpus, per così dire, dell'inviolabilità delle prerogative personali. Nel 1970, nella legge 300, troviamo la tutela dei lavoratori, dunque di soggetti presuntivamente più deboli, strettamente connotata, comunque collegata al diritto di intrusione, del controllo, della violazione della riservatezza. Qual è la dimensione attuale? Non è una dimensione fatto soltanto attuale, è una dimensione che comincia a porsi quando si affaccia nella platea sociale, ma anche economica, il dilemma tra la circolazione dei dati personali, non più fatto occasionale, ma fatto massivo, connesso alla società dell'informazione e della comunicazione, e invece la necessità di tutelare i soggetti i cui dati vengono massivamente diffusi. La privacy, io amo sintetizzare questo con uno slogan forse anche un po' abusato ma efficace: la privacy da diritto a sapere che di me non si sappia diventa diritto a sapere che cosa, perché e come di me si sa. Cioè, direi che dagli anni 70 in poi, dalla rivoluzione del personal computer, dall'introduzione inarrestabile di una società che si fonda essa stessa sull'economia della comunicazione, la pretesa ad avere un territorio inviolabile più o meno ampio della propria vita in qualche maniera è una pretesa vana. Quindi dal diritto a che di me non si sappia inevitabilmente si trascorre al diritto a sapere che cosa, perché e come di me si sa. Sembrano, come dire, affermazioni molto generali di principio, ma che in realtà ci tengo a fare in questo nostro incontro introduttivo, perché informano di sé tutta la disciplina di dettaglio che poi studierete, perché comprendere ad esempio quale possa essere il ruolo di un data protection officer e comprendere che dietro a questa nuova figura c'è naturalmente una filosofia precisa, che è quella della security, che è la filosofia della prevenzione che ricordava il consigliere Amini un istante fa. Questo presuppone l'idea che non c'è più uno spazio inviolabile, che c'è la vita all'ineluttabilità della circolazione dei dati. La famosa metafora di Robinson Crusoe: è impossibile ipotizzare una società senza circolazione dei dati, a meno che uno non voglia vivere sull'isola deserta in compagnia del pappagallo venerdì e null'altro, e nessun altro. E da questo punto di vista la privacy non solo muta nel senso dell'immagine proposta prima, ma soprattutto passa da una tutela statica a una tutela procedimentale. Non esiste più l'idea di una possibilità di tutela della riservatezza in termini appunto statici, ovvero quasi dominicali in senso fisico, ha una tutela della riservatezza che non è tanto tutela dell'inviolabilità assoluta, ma è tutela della garanzia nel procedimento della violazione o della cessione o del trasferimento dei dati. Ed ecco perché io credo che sia fondamentale comprendere questo, perché
dalla tesi secondo cui sia da precludere qualunque circolazione dei dati, si trascorre dalla direttiva 675 del 96 in poi, la direttiva quadro sul tema di cui stiamo occupando, si trascorre all'idea diametralmente opposta. La regola è la circolazione, l'eccezione è il divieto di circolazione dei dati. Del resto, il consigliere Iannini lo ricordava un istante fa quando menzionava i riferimenti sull'e-commerce e sulla logica della circolazione dei dati come intrinseca a una società che incrementa il commercio elettronico, comunque incrementa nel passaggio da informatico a telematico una circolazione sempre più intensa di dati, e del resto la 675 del 96, vorrei ricordarlo a me stesso prima che a tutti voi, è una direttiva di un'Unione Europea, anzi all'epoca ancora Comunità Europea, che non dimentichiamolo mai, ha degli enormi meriti nella creazione e difesa di nuove figure di diritti civili e sociali, ma che è pur sempre confinata con dei confini ben fissati dai trattati istitutivi, che sono trattati che hanno di mira la tutela del mercato. Cioè la Comunità Europea, poi l'Unione Europea si occupano e si occuperanno di questi temi sempre, non nell'angolo visuale delle civil liberties, per così dire, della libertà civile, della tutela dei diritti, ma nel preambolo delle direttive indicato e nel riferimento ai trattati è intrinseco, nel rispetto all'obiettivo di garantire la libertà del mercato e della circolazione di beni e servizi all'interno di tutto il territorio dell'Unione. Dunque, quando l'Unione Europea, è il famoso dilemma che a voi sarà certamente noto, l'Europa delle finanze, Europa dei banchieri, Europa dei popoli. Io non sono così radicale o così manicheo rispetto a questo tema, io ritengo che questa Europa, che naturalmente è a locomotivo, a matrice finanziaria, perché non ci pigliamo in giro, quando si scelse, scusate un fuor d'opera, ma questa è una prima lezione anche un po' piariosa e non necessariamente tecnica, se permettete, quando si scelse di mettere in parentesi il modello degli Stati Uniti d'Europa, del manifesto di Ventotene, di Spinelli e Rossi, evidentemente si optò per un modello gradualista. E io non sono così, come dire, radicale nel ritenere che si tradì l'idea d'Europa, perché questa idea d'Europa è quella che ha consentito che nascesse il diritto all'ambiente, è un'idea d'Europa che, pur muovendo dalla logica del trattato, ha consentito che nascesse il diritto alla protezione dei dati personali, è quella stessa idea d'Europa che ha consentito tante evoluzioni sociali, oltre che giuridiche, in ciascuno dei nostri territori nazionali, nei singoli ordinamenti. E tuttavia, non dimentichiamolo mai, è un'Europa regolatrice che si muove nell'ambito dei pilastri del trattato, dei trattati, e dunque a dire innanzitutto che il mercato non abbia tappi in ingresso e in uscita, che sia un territorio di libera circolazione di beni e di servizi. Dunque, la 675 del 96, vera e propria norma quadro rispetto al macro tema di cui ci occupiamo e vi occuperete, e di cui il regolamento del 2016 è solo l'ultimo tassello, perché alla direttiva 675 conseguiranno le direttive di settore con la 97 in tema di protezione dei dati personali delle comunicazioni elettroniche e via enumerando. Questa normativa si ispira all'esigenza che i dati circolino. E presuppone come filosofia ispiratrice che la circolazione dei dati sia il più possibile libera. Del resto si trattava di garantire non solo la concorrenza interna all'ordinamento, territorio e al contesto europeo, ma di difendere le possibilità di concorrenza e di crescita delle imprese nella società della comunicazione in un contesto sempre più globale. A chi vi parla ha avuto la fortuna e anche l'onere di partecipare per esempio alle commissioni preparatorie della direttiva 2031, quella la direttiva quadro sul commercio elettronico, e io ricordo esattamente, inequivocabilmente, che erano sul tappeto due modelli alternativi della responsabilità civile del provider, perché la giurisprudenza, in assenza di una normativa, aveva seguito due percorsi distinti: il modello della giurisprudenza francese e paradossalmente inglese, dico paradossalmente perché
in realtà non abbiamo una consonanza di tradizione giuridica comune tra Francia e Inghilterra, che era un modello a forte fondamento oggettivo, cioè sostanzialmente chi fa impresa, chi fa profit, risponde e assume il rischio di impresa per gli eventuali danni, perché naturalmente guadagna anche dal fatto di esercitare un'attività potenzialmente illimitata come quella del provider, e il modello tedesco, che era ispirato invece, ancorato a una responsabilità più di tipo soggettivo, o se volete a matrice soggettiva. Prevalse il modello tedesco non tanto perché già allora, devo dire, la Germania era la locomotiva d'Europa, ma soprattutto perché nel 1998 il Digital Millennium Copyright Act, che è la prima disciplina al mondo che si occupa della responsabilità del provider, aveva sentenziato inequivocabilmente il principio delle responsabilità del provider, salvo che, ma questo è un altro tema che credo affronterete nella lezione sulle responsabilità. E quindi era impossibile optare per una soluzione differente, a meno di non mettere in conto, naturalmente sul piano economico era inaccettabile nella logica della direttiva che deve fare i conti con i trattati istitutivi, a meno che di non accettare consapevolmente o inconsapevolmente l'esclusione delle imprese europee da qualunque possibilità o aspirazione competitiva su base globale, perché se hai in tutta una parte del mondo, peraltro trainante come gli Stati Uniti, in cui esercitare l'attività di impresa della comunicazione si collega a un principio di irresponsabilità, salvo che pensi di seguire un modello totalmente differente, stai accettando consapevolmente che il modello europeo è più lento, è più in difficoltà o comunque più esposto e quindi anche più vulnerabile e meno competitivo rispetto al resto del pianeta dal punto di vista imprenditoriale e in questo ambito. E allora l'idea di fondo, tornando al discorso che stavamo sviluppando, è quello della circolazione dei dati come regola ordinaria, limite alla circolazione come eccezione. E che cosa se si accetta un simile presupposto, l'Europa che è della finanza e dei banchieri, ma che ha pur sempre una forte anima culturale e sociale, l'unica soluzione di contrappeso a tutela dell'interessato è accentuare politiche di prevenzione e politiche di responsabilità. La 675 era fortemente basata su tre soluzioni o tre binari distinti di responsabilità. Quasi si mettesse in conto l'ineluttabilità della possibile falla nel sistema di protezione dei dati, ed era la responsabilità penale, la responsabilità civile e la responsabilità amministrativa. Mettiamo per un istante in parentesi la responsabilità amministrativa, il modello della responsabilità penale sanzionatoria, io credo che sia archiviato con gli interventi dei decreti legislativi del 2001, tanto è vero che se prendete, venite al racconto, la 675 del 96, la prima legge italiana a partire dalla direttiva 4695, l'ho chiamato la direttiva prima 675, ma ovviamente era una sintesi massima della 675 e attuativa della 4695. E se ponete a raffronto la 675 col decreto legislativo 196 del 2003, codice della protezione dei dati personali, vedete che nel frattempo, innanzitutto vi segnalo una cosa che deve essere a voi ben chiara: per quanto vogliate studiare, studiate bene, sia perché siete bravi voi, sia perché sono bravi docenti, ma per quanto vogliate studiare bene, sappiate che studiate comunque, e perciò è importante avere piuttosto un metodo che non un accumulo di nozioni, studiate materie transeunti e obsolescenti per definizione. Questo è un elemento. Io lo sfido chiunque. Il professor Bavite, capo ufficio studi del CNF, proviamo. Io non ho trovato nessun testo unico che viene emanato a distanza di 6 anni dalla prima disciplina in materia. Di solito un testo unico consegue a 30, 40, 25, 20. In materia di appalti sì, ma comunque c'è un intervallo superiore. Qui dopo 7 anni si parte il primo testo unico, il che ve la dice lunga sulla necessità di sulla quantità di produzione normativa e sulla necessità di mettere ordine subito, perché i testi nascono in qualche maniera vecchi o comunque il diritto arranca dietro l'evoluzione tecnologica. E quindi da questo punto di vista dopo 7 anni arriviamo già a un testo unico, lo chiamiamo codice, ma come sapete il 196 è un testo unico sostanzialmente, compilativo in parte ma fortemente innovativo. In quel testo unico la responsabilità penale, secondo me, come linea di politica legislativa viene definitivamente archiviata.
Che cosa sopravvive nel 196? Si sopravvive l'inosservanza delle misure minime di sicurezza, sopravvive la violazione dell'adozione delle misure minime di sicurezza, sopravvive l'inottemperanza al provvedimento del garante. Adesso vado a memoria, mi ricordo un convegno, eravamo a Foggia e c'era un acutissimo e fine collega penalista, disse, poi c'era nella 675 era previsto un reato che era rubricato altre disposizioni, e lui diceva, per me che sono cresciuto, come dire, con i grandi maestri del diritto penale, questo tipo di rubrica di qualificazione di una fattispecie penalistica mi lascia sconvolto. Pensavo all'ipotesi che torno a casa, se ho fatto confusione, ho fatto corruzione, se ho posto in essere un qualsiasi diritto di terza, dico a mia moglie, sai, sono indagato per corruzione, se mi ritiro dico sono indagato per altre disposizioni, mi domando che cosa sia queste altre disposizioni. E quello fu uno dei primi casi, tanto è vero che si discusse di norma penale in bianco, comunque lì. Poi il problema fu risolto sul piano della Corte Costituzionale, perché in realtà era generica la rubrica, ma il contenuto sembrava individuare in qualche maniera. Io rimango dell'avviso che la soluzione della responsabilità penale è molto debole. Quella amministrativa vive di luce propria, essenzialmente si alimenta del rapporto con l'autorità garante, che probabilmente delle varie autorità, non ce ne vogliono gli attuali, i precedenti esponenti dell'autorità, ma si ricollegava a una straordinaria figura in fase di primo avvio, che è quella di Stefano Rodotà, che naturalmente ha fatto di un'autorità che sembrava quasi una sinecura o secondaria, un momento fondante e rilevante, forse ha insegnato come deve essere un'autorità. Fatto avendo la consapevolezza dei limiti dell'autorità, ricordo ancora un meraviglioso intervento a Ravello, a un convegno di Stefano Rodotà, che diceva, io rabbrividisco all'idea che ho un potere di codice deontologico. Non so se avete mai riflettuto su questa cosa, la ripeto perché è come dire, faccio la mosca cucchiera, faccio mio un pensiero di cui non ho alcun merito. Perché mentre il diritto tradizionale si alimentava dei due principali filoni, diritto statale e poi il diritto dei privati, nella misura in cui ai privati fosse consentito di avere un proprio spazio di autonomia, autonomia dei privati singoli oppure autonomia dei privati organizzati, il nostro codice deontologico, il codice deontologico dei giornali, degli ingegneri, dei medici e così via. Con la 675, con il sistema della protezione dei dati personali, con un potere tra l'altro paranormativo, ma anzi aggiungo di più normativo, attribuito per la prima volta a un'autorità garante, siamo di fronte a un terzo genus mai conosciuto prima, perché il codice deontologico ad esempio dei giornalisti del 98 è adottato dalla categoria, è vagliato dal garante ed è emanato con una fondamentale distinzione, che se l'avvocato si è reso responsabile o l'ingegnere di una illecito deontologico, il cliente potrà agire in giudizio solo denunziandolo, ma poi tutto si consuma nella giustizia domestica o comunque nella giustizia interna alla categoria, e le norme della deontologia non possono essere applicate fuori che nell'ambito giurisdizionale interno alla categoria. Oggi voi, io personalmente ho varie cause di questo tipo, potete agire in giudizio, ad esempio contro un giornale, non più riferendovi solo alle tradizionali ipotesi di responsabilità civile del giornalista per violazione dell'utilità sociale della notizia, della forma civile dell'esposizione, le conoscete meglio di me, il decalogo della Cassazione del 1984, ma potete agire evocando o invocando l'essenzialità della notizia, che è nel codice deontologico dei giornalisti. Cioè, per la prima volta una norma che non nasce dal Parlamento, nasce da una categoria, supera il filtro di un'autorità che diceva Rodotà, io mi rendo conto, sto cercando di presiederla in maniera corretta, equilibrata, ma resta pur sempre un soggetto non a base della legittimazione democratica, fa la norma che può essere applicata dal giudice, giustiziabile dal giudice di Monza, di Vercelli, di Rovigo, di Caltanissetta e così via. Quindi siamo di fronte, proprio a proposito della protezione dei dati personali, ad una assoluta aporia del sistema per alcuni versi, o comunque di fronte a una novità
a tratti sconvolgente. E mi veniva in mente, Carlo, ho ancora 5 minuti. Tutto quel tempo che hai. Però insomma, almeno sono certo di non sovraccomunicare ad Alberto, perché Alberto entrerà in media. E ripeto, ho deliberatamente scelto di affrontare questi temi perché credo che una lezione inaugurale sia anche piacevole e importante avere un imprinting, una visione di fondo, anche su cui confrontarci, cioè perché dopo potete anche guardarvi e dire che non siete del tutto d'accordo, io ne sarei felicissimo. Però siamo di fronte a una materia in cui, come dire, diventa anche il laboratorio di una serie di novità, non tutte rassicuranti, dobbiamo dircelo con estrema chiarezza. Infatti sentivo poco fa il consigliere Annini che giustamente evocava un altro dei dilemmi che si ruotano intorno ai dati personali e alla tutela dei dati personali, soft law versus hard law, cioè disciplina, come dire, cosiddetta leggera, che nasce proprio dalla concertazione. Il problema è ancora più, direi, rilevante, permettetemi di dire perfino drammatico, se lo spostiamo dalla tutela informatica alla tutela telematica dei dati. Avete, credo, sicuramente esperienza di netichette e di tutte le questioni che riguardano la possibilità. Chi deve intervenire? Lo Stato tradizionale, che tra l'altro è debole, la cooperazione internazionale tra Stati, oppure l'autoregolamentazione di categoria, come da più parti si invoca, come è presente nella direttiva 2031 sul commercio elettronico che rinvia i codici di condotta, come ricorda nello stesso regolamento quanto alla possibilità dei codici di condotta. Non è un dilemma di poco conto, perché è un dilemma che sul piano etico, sul piano teorico può avere un senso, sul piano economico lascia perplessi, perché io ho seriamente dubbi che un operatore di un social network abbia interesse a rimuovere per esempio un dato personale se con il numero di click che si moltiplica il social network vende più pubblicità e moltiplica gli accessi. E quindi il tema, come vedete, è delicatissimo. Un altro dilemma che fa da sfondo, o comunque se volete un altro connotato che fa da sfondo, ma su questo, sotto questo profilo questo corso è esemplare, è straordinario, perché io credo che il diritto dell'informatica, il diritto alla protezione dei dati personali in maniera specifica, o è interdisciplinare o non è. Non c'è alternativa di sorta. Io ho molta perplessità quando i miei colleghi giuristi che giocano a fare gli informatici non avremo mai la professionalità completa che soltanto l'informatico può avere. Ho seriamente dubbi che un'impresa possa essere tranquilla, una pubblica amministrazione tranquilla, se affida la disciplina della tutela dei dati personali soltanto all'informatico, prescindendo da un profilo giuridico, perché in realtà soltanto la complementarietà delle conoscenze può far pervenire all'identificazione degli aspetti tecnici e al governo o inquadramento degli stessi sotto il profilo giuridico. Io ho questa idea e mi pare che questo corso si muova esattamente in questa prospettiva. E infine l'ultimo dilemma, prevenzione o repressione. Io credo che dal 2001 in poi si sia imboccata la via della prevenzione. Credo che questo regolamento europeo costituisca, direi, la consacrazione, se volete, la vittoria definitiva della prevenzione. Questo regolamento, è veramente mi avvio al termine, allora, un regolamento non è una direttiva, scusate l'affermazione alla catalana, non è una direttiva. Da un regolamento non si può attendere che cambi il mondo, anche perché noi abbiamo perso la dimensione dell'autorevolezza delle fonti. Però quando io mi preoccupo che il processo di unificazione europeo si sia fermato e soprattutto si sia definitivamente arenato il tentativo di costituzionalizzazione dell'Unione Europea, me ne preoccupo, perché nel frattempo vanno avanti i regolamenti che incidono, indagine recente, al 51% nella vita degli ordinamenti, 53,7% nella vita degli ordinamenti interni, senza nessun tipo di base o legittimazione democratica diretta. Noi abbiamo il 53,7% del diritto degli ordinamenti interni che proviene da fonti regolamentari o comunque in senso ampio europeo,
dove sia direttive e più regolamenti sono ovviamente sganciati dall'idea di legittimazione democratica diretta che noi abbiamo conosciuto per circa due secoli in tutti gli ordinamenti occidentali, europei in particolare. E allora da questo punto di vista dal regolamento non ci si poteva attendere evoluzioni copernicane. Però questo regolamento ha il grande pregio almeno di essere trasparente, cioè di essere chiaro nella scelta di filosofia di fondo. Non si è modificata ad una virgola, anzi si è incrementata l'idea che vi ho detto e che ho provato a illustrarvi e spero di essere stato chiaro. I dati circolano, non c'è alternativa alla circolazione dei dati. Il contrappeso, il balance si realizza soltanto mediante accentuazioni di politiche di prevenzione e mediante eventualmente soluzioni di sanzione rispetto a violazioni, a illeciti delle regole prefissate. Ovvio che il Data Protection Officer resti la figura centrale più innovativa di questa logica o politica di prevenzione. L'ulteriore bilanciamento di interessi, muovendo pur sempre dall'idea che i dati circolano, non c'è alternativa alla circolazione dei dati, è rappresentata da quello che il consigliere Annini evocava, che è confermato dal regolamento. Ripeto, il regolamento poteva modificare una direttiva, però è significativo che abbia tenuto a ribadire ciò che forse non doveva nemmeno ribadire, e cioè l'architettura fondata su informazione e consenso. Io non ho difficoltà a dirvi che più anni passano, sto invecchiando, ma rimango nell'idea di Guido Calabresi, giurista che forse conoscete, anzi sicuramente conoscete, che nel convegno a Stresa dell'Osservatorio Giordano dell'Amore, primo convegno italiano sulla 675, eravamo nel maggio 97, intervenendo sul consenso informato, un tema di protezione dei dati personali, per dire quando ero professore, perché sapete che in America meritoriamente i professori vanno ai magistrati e c'è una circolazione di idee straordinaria, quando ero professore ritenevo, Guido Calabresi è uno dei teorici dell'analisi economica del diritto cosiddetta temperata, cioè non la scuola di Chicago più hard, ritenevo che informazione e consenso costituissero l'idea di maggiore sicurezza e certezza di efficienza, cioè un modello efficiente quando tu sei informato e l'informazione realizza una condizione di scelta consapevole, dunque il consenso costituisce il lascia passare legittimo al trattamento dei dati, ma direi come modello in generale all'operazione che deve conseguire al trattamento. Oggi che sono giudice, perché è stato presidente del distretto della Corte d'Appello di New York, e vedo sfilare nella mia stanza una miriade di pazienti o familiari di pazienti deceduti che narrano le proprie vicende, narrano di come sia stato per loro impossibile avere un'alternativa di scelta di fronte all'oncologo che ti prospetta quella come l'unica soluzione di uscita da una malattia, ho forti dubbi che l'informazione sia idonea a garantire consapevolezza e che la consapevolezza sia legittimante automaticamente di un consenso dell'avente diritto. Non so se sono stato chiaro, se ho ripetuto più che altro bene il pensiero di Guido Calabresi. Ma certo, non potevamo chiedere che un regolamento mettesse in discussione questo. Io ci credo sempre meno, lo dico con franchezza. Perché se dovessi già concludere, e concluderò tra un istante, vi direi che in realtà credo che dobbiamo rassegnarci, ecco perché i Data Protection Officer hanno un grandissimo ruolo e spazio il futuro anche professionale, ma se mi permettete hanno anche un grandissimo ruolo e spazio e importanza etica rispetto a questi temi, perché dobbiamo rassegnarci all'idea che non esiste più la possibilità di tutelare la riservatezza, esiste solo la possibilità di ridurre i danni da violazione della riservatezza. Ma badate, ne è consapevole lo stesso legislatore che dalla formulazione della 675-96, dove discorre di protezione dei dati personali in termini strumentali, cioè la protezione dei dati personali non è tutelata ex se, ma è tutelata in quanto serve a tutelare le situazioni fondamentali previste nell'ambito applicativo della legge, nel 196-2003, fate bene proprio attenzione alla norma, diventa invece autonomo diritto alla protezione dei dati personali,
Cioè non c'è più la protezione dell'immagine, dell'identità personale, della riservatezza che si realizza per il tramite della protezione dei dati personali, ma ex se il diritto alla protezione dei dati personali è come se si aggiungesse all'elenco dei diritti della personalità di cui articoli 5 e seguenti del nostro codice civile, mi riferisco ai giuristi presenti, ma gli ingegneri, io ritengo gli ingegneri siano i migliori giuristi. Io quando in Ateneo ritengo, quando c'è un rettore giurista, sono sempre tranquillo, sono ingegnere, sono sempre tranquillo, sono veramente a conoscenza di tutto. Detto questo, il diritto alla protezione dei dati personali assume tutela autonoma ex se, il che vuol dire che in giudizio si può andare non solo perché per mancata protezione ne è conseguita una violazione del danno dell'immagine, della riservatezza, dell'identità sessuale, dell'identità personale, ma per il solo fatto che non hai protetto. Del resto il 196 del 2013 arriva dopo una giurisprudenza costante in questo senso, che forse qualcuno di voi diciamo meno giovane come me ricorderà il tribunale di Orvieto, il famoso caso di una banca di Orvieto, poi commissariata pure dalla Banca d'Italia, che in realtà fu condannata per il fatto non che non avesse che per il solo fatto che un signore si era recato in banca, aveva consegnato tutta la documentazione per accendere un mutuo, dopodiché era tornato qualche giorno dopo dicendo l'immobile non mi piace più, non voglio più fare questo mutuo, mentre attendeva di essere ricevuto dal funzionario, trova tutta la propria posizione, il proprio fascicolo abbandonato sulla finestra e agì in giudizio non perché avesse ricevuto un danno derelato, cioè perché poi lì era uscito che era stato pignorato anni prima, che era comunque classificato in centrale rischi in una certa maniera, ma proprio il solo fatto che i dati non erano stati protetti. Questa giurisprudenza che si era poi sviluppata e che poi trova un argine nelle sentenze San Martino del 2008, perché poi si supera l'idea del Damage Rate, ma questa sentenza portò al passaggio dal diritto alla protezione come diritto strumentale al diritto alla protezione dei dati come diritto ex se, autonomamente tutelabile. Ed è per questo, ed è veramente finito, che il regolamento, che credo sia di estremo interesse e valore, mi lascia perplesso solo su un passaggio. L'ho scritto, lo ribadisco, ed è il passaggio relativo alla disciplina della responsabilità civile titolare e dei soggetti collegati. Perché l'articolo 82 afferma che chiunque subisce un danno patrimoniale o non patrimoniale causato dalla violazione del regolamento abbia il diritto di ottenere il risarcimento del danno. Il regolamento precisa che è esonerato il titolare e il responsabile, qui dovremmo aprire la parentesi, ma questo lo farete durante il corso, non certo con me, quanto vi sia una utilizzazione solidale tra responsabile, titolare e oggi TPO. Comunque, responsabile ove diano prova di elemento che non sono in alcun modo a loro imputabile. Allora, questo cambia qualcosa rispetto allo scenario del vecchio articolo 15 della 675, oggi articolo 18 del 196 del 2003, cioè responsabilità civile per trattamento dei dati personali? Apparentemente sì. Se però vogliamo essere fedeli a quest'idea, che non c'è alternativa alla circolazione dei dati e che l'unico contrappeso è l'obbligazione dei security, detto dai francesi, e che la logica è la prevenzione, quindi fai quello che vuoi con i miei dati, però li devi proteggere, se non li proteggi, logica della responsabilità semi-oggettiva per rischio d'impresa. Secondo me l'unico modo perché non si arredi da questa posizione, che è la più corretta, non sono d'accordo solo su questo punto con il consigliere Giannini, che invece evocava una necessità di non caricare gli eccessi di responsabilità, no, non è possibile, anche perché voi che sarete futuri data protection officer, credo che vi regolate come mi regolo io, se un'impresa mi chiede, naturalmente gli prefiguro uno scenario, lo scenario attuale, e ho concluso, è quello per cui l'articolo 18 sostiene che si applica l'esercizio di attività pericolose, cioè il 2050, e nel 2050 qualcuno ancora destina a dire che sono un'inversione dell'onere della prova, ma la Cassazione è assolutamente precisa che occorre la prova di aver fatto tutto il possibile, oggi di aver adottato tutte le misure idonee,
ma la Cassazione stessa restringe così a un buco minuscolo la possibilità di esercitarlo, perché dice occorre dimostrare caso fortuito, forza maggiore, che forse faremo bene a dire ai nostri futuri clienti, ai vostri futuri clienti come Data Protection Officer, quali consulenti, che è bene che sappiate che fate business, arricchite trattando dati, esercitate la vostra attività, vi cedete, ne moltiplicate la circolazione, ma assumete anche il rischio di chi dovrà poi dire ho fatto il massimo, ma il massimo non è stato sufficiente. Che è la giurisprudenza che ben conoscete, perché se siete qui ti avete già condividato prima, a proposito delle misure minime, pienamente esoneratorie rispetto al 169, cioè se ho adottato le misure minime di cui all'allegato B, non posso essere denunciato penalmente, né garante se mi fa ispezione può procedere nei miei confronti, ma in sede civile le misure minime non servono a niente, perché devo provare di aver fatto tutto il possibile, che non è detto che coincida con le misure minime. Ma questo è un altro capitolo che in questo meraviglioso corso che hai dato da Carlo Secchiere, da Volte di Ingegneria, avete modo di approfondire. Grazie.